tema della sanità, che quindi ricomprendiamo anche la farmacia di quartiere, c'è sempre molto da fare. Io, insomma, stando alla presidenza del Consiglio regionale, seguo da vicino le vicende che hanno portato un po' al ristabilire nel Lazio la sanità, diciamo, più vicina ai cittadini, perché questo è il tema che sta affrontando Nicola Zingaretti. Ora, nella farmacia di quartiere, quanto è importante? Se ricordo bene, quando eravamo piccoli ci facevano capire, no, che nei piccoli paesi, diciamo, che il tema principale era del sacerdote, del farmacista e del maresciallo. Quindi, voglio dire, la farmacia è importantissima, in un quartiere come questo ancora di più, perché, insomma, quante battaglie sono state fatte per le periferie, per avvicinarle di più ai cosiddetti centro, al cosiddetto centro, dove si vive meglio. Quindi è importantissimo avere un punto di riferimento, è importantissimo avere un rilancio anche in queste parti di città. L'importanza di avere in questa parte di territorio un presidio così ben articolato, così ben fornito anche di professionalità che aiutano i territori. Non c'è l'assessore D'Amato, mi sarebbe piaciuto, perché con lui magari potevamo ricordare le grandi battaglie che sono state fatte in questa città per le periferie, per portare sollievo anche sotto il profilo anche della, soprattutto della salute, ma soprattutto di un presidio dove un cittadino può andare e trovare, oltre alla soluzione alla salute, a trovare una persona amica, trovare qualcuno che l'ascolta, e questo non è poco. Al Consiglio regionale stiamo lavorando ad un emendamento che abbiamo, insomma, stilato insieme all'ordine dei farmacisti, per avere esattamente questa, per avere questa disposizione territoriale più attiva, ma soprattutto per avere anche una capacità organizzativa delle farmacie, della rete delle farmacie, per avere un servizio H24, quindi qui ancora di più. Quindi io spero che con la legge, è un termine tecnico, con la legge del collegato, perché adesso in regione si sta lavorando sulla legge finanziaria, che dovrà essere approvata entro il 31-12. In gennaio ci sarà il collegato, che è un dispositivo normo giuridico che consente degli aggiustamenti a delle leggi. Ecco, noi speriamo che in quella fase, a gennaio, riuscirà a introdurre anche questo emendamento che abbiamo immaginato con l'ordine dei farmacisti, ed avere quindi più certezze rispetto al ruolo importantissimo delle farmacie.